Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 30 settembre. L'offensiva mediatica del governo sulla manovra della minchia che hanno appena fatto. Questa manovra, partiamo subito dal pezzo di Ricolfi, perché è il pezzo più bello, insieme a quello di Gianmaria De Francesco del Giornale, oggi per raccontare che cos'è questa manovra finanziaria che verrà poi concretizzata entro il 15 di ottobre, ma i cui numeri generali li abbiamo visti presentati il 27 settembre. Cosa dice Ricolfi sul Messaggero? Dice: intanto iniziamo a dire che questa manovra di coraggioso non ha nulla. Coraggioso è un ragazzo che si tuffa in un fiume in piena per salvarne un altro, non qualcuno che fa una gigante bolla di debiti che verranno pagati dai suoi figli. Non c'è nulla di coraggioso. Ma dice Ricolfi: attenti a tutti quelli che fanno le critiche a questa manovra, dicendo che questa manovra del governo di cambiamento è una manovra che ci porterà al disastro, ci farà uscire dall'euro. Questa manovra è semplicemente una manovra simile a tutte le manovre precedenti. Sul deficit, poi ricorda Ricolfi in maniera molto onesta, ci rompete tanto le balle sul deficit del 2,4% di questa manovra, ma i deficit lo stesso Renzi voleva il deficit per i prossimi 5 anni al 2,9%, gli stessi governi precedenti avevano molto deficit. Insomma, quello che dice Ricolfi, la manovra di spese ed elettorale è la solita manovra che si fa in Italia. Poi dopo, quando ti leggi Monti e Reichlin, soprattutto Monti oggi sul Corriere della Sera, allora dici: vabbè, se questo è l'alternativa alla manovra cioè, da una parte c'hai i professori, quelli che non hanno neanche la più pallida idea di che cos'è il mondo reale, e dall'altra c'hai i Di Maio e i Grillozzi. Quindi il tema forse il tema meglio inquadrato oggi, direi, è quello fatto da Ricolfi. Ma nel giorno, dicevo, di offensiva mediatica, perché oggi devono intervenire sia il Presidente del Consiglio sul Corriere della Sera, sia Tria sul Sole 24 Ore, in maniera ovviamente concordata, perché fanno due interviste simili, e cioè dicono che non c'è stato mai nessun problema col Tria. Se, scusa, non c'è stato mai nessun problema con Tria, il ministro dell'economia non ha mai minacciato le sue dimissioni. Insomma, questi c'hanno la faccia come i politici, direbbe Ricolfi, della Prima Repubblica, cioè quelli che negano l'evidenza. È del tutto evidente che ci sono state tensioni altissime. E vabbè, comunque Tria fa finta di nulla, è giusto che faccia finta di nulla. Perché fanno un'intervista la domenica? Perché c'è stato il venerdì e domani ci sarà il lunedì, cioè i mercati devono essere rassicurati. L'altra cosa che in maniera identica, più o meno identica, dicono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, perché è l'unico modo per scusare questa manovra orrenda, è quella di aver investito 15 miliardi in 3 anni in investimenti che faranno risalire l'Italia. E lo dice anche in una certa misura Savona, trittico dell'intervista, che non fa un'intervista ma scrive una lunga, noiosissima e fantasiosa lettera al Fatto, in cui dice: se il PIL cresce del 3% diminuisce il debito pubblico. Grazie, ministro Savona, come facciamo a far salire il 3% il PIL? Questo bene non lo spiega, se non con un progetto di investimenti che però non ci sono nella finanziaria approvata ieri. Loro dicono, sia Conte sia Tria, nelle due interviste parallele, Corriere e Sole 24 Ore, per tranquillizzare i mercati, e fanno bene a dirlo, che ci saranno 15 miliardi di investimenti. Allora prendete bene a mente quello che dicono i due ministri: 15 miliardi di investimenti. Poi vai sul giornale, in cui Gianmaria De Francesco non è che, voglio dire, fa una cosa incredibile, fa due calcoli aritmetici e dice che in realtà noi abbiamo aumentato il deficit per 27 miliardi. La manovra è da 40, il deficit è aumentato da 27, ballano 13 miliardi. Questi 13 miliardi sono, diciamo, un costo che non deriva dal deficit, ma deriva dalle nostre tasse, dalle nostre risorse. Bene, quanti sono gli italiani che pagano più di 15.000 euro di tasse? 22 milioni, che hanno un reddito superiore ai 15.000, 22 milioni. La buona sostanza è che questa manovra, soltanto per la parte non deficit, ma per la parte, diciamo, di tasse in più, varrà 577 euro, che noi prenderemo da chi ha più di 15.000 euro, più di 15.000 euro di reddito, e la daremo per il reddito di cittadinanza e per le pensioni di anzianità. Siete felici? Siete contenti? È una bella manovra, cari amici leghisti? Cioè 577 euro da parte di chi ha un reddito superiore ai 15.000 euro andranno a finire a quelli che oggi un reddito non ce l'hanno o hanno una pensione di anzianità molto bassa. Qualcuno obietta, oggi l'ho letto su qualche giornale, dice: scusami, ma anzi, sulla seconda pagina del Fatto, in cui spiegano come sarà il reddito di cittadinanza, dicono: ma se il reddito di cittadinanza ha 10 miliardi più 2 per i centri per l'impiego,
e ci sono 6 milioni di italiani, come faranno ad avere reddito di cittadinanza 6 milioni di italiani? Perché sembrerebbero 128 euro a testa, 10 miliardi diviso 6 milioni. Come funziona, dice Di Maio, non tutti avranno 780 euro, alcuni avranno l'integrazione fine 780 euro. E quindi non cambia il discorso, cioè ci saranno 22 milioni di italiani che pagheranno 577 euro, per sostenere 6 milioni di italiani che avranno l'integrazione a 780 euro del loro reddito di cittadinanza e della loro pensione di cittadinanza. Io mi chiedo soltanto se questa è la manovra che gli elettori leghisti vogliono, anche perché poi il controllo di questo reddito di cittadinanza, ce lo ricorda oggi un pezzo molto bello, molto ben fatto del Corriere della Sera, dovrebbe essere fatto dai centri per l'impiego, 550 in Italia, che fino ad oggi hanno trovato il lavoro al 2,4% degli italiani, cioè gli stessi che non trovano il lavoro agli italiani sono quelli che dovrebbero fornire tre occasioni di lavoro a quelli del reddito di cittadinanza, a condizione perché loro continuino a fruirne. Ha ragione Françoise, è una vergogna, è una vergogna. Questa è un'operazione assistenzialista, ma carissima, molto più cara, un paio di miliardi più cara rispetto agli 80 euro, direbbe oggi Ricolfi. Poi intervista Giorgetti oggi che dice non avrei fatto quella foto sul balcone su Repubblica. Il Corriere Veneto oggi ci ricorda che soltanto in Veneto ci sono 600.000 persone che potrebbero avere il reddito di cittadinanza. E stiamo parlando della regione più ricca d'Italia, una delle più ricche insieme alla Lombardia. 600.000 persone solo in Veneto! Solo in Veneto, 20 regioni, una di queste 20 regioni, la più ricca, soltanto lei avrebbe 600.000 persone che potrebbero farne parte. La Gualmini sul Corriere di Bologna, invece, che è il ministro e l'assessore probabilmente alle cose sociali, ci spiega che con il vecchio reddito di inclusione già 20.000 sono in inclusione in Emilia-Romagna. Il punto è dare i quattrini ai più poveri? No, i più deboli devono essere sostenuti in un paese normale come il nostro. L'idea che ci sia questo gigantesco trasferimento da chi lavora a chi non lavora, questo invece è veramente folle. E come verrà fatto? La Castelli, sottosegretario dell'economia, ce lo spiega oggi sul Fatto. Tutto attraverso il bancomat, tutti i pagamenti tracciati, tutto telematico, anche i bonifici verranno fatti attraverso delle app. Tutto questo a marzo del 2019. È lo stesso governo che invece ha impedito di fare la fatturazione elettronica. E perché ha impedito di fare la fatturazione elettronica? Perché la parte più debole di questa società non sa fare la fatturazione elettronica, cioè chi non sa fare la fatturazione elettronica, cioè sostanzialmente non sa usare i computer, invece è lo stesso che potrà consumare e comprare nei paesini e nel fruttivendolo e nei loro piccoli centri, tutto attraverso questa nuova app che il governo magicamente riuscirà a fare per marzo del 2019, il tutto per spendere i nostri soldi. Benissimo. Complimenti a questa idea geniale. Mattarella chiede oggi, fa il suo monito sui conti, rispettate l'articolo della Costituzione che prevede la pareggio del bilancio. Vabbè, ovviamente non se lo fila nessuno. Altre due questioni soltanto vi segnalo oggi. Banca d'Italia, lo dà solo il Messaggero. Queste sono le vere, diciamo, drammi di questo paese, perché questi sono i drammi veri, non le minchiate di cui si occupano queste finanziarie. C'è un picco degli abbandoni all'università, sapete da parte di chi? Delle persone meno abbienti. Siccome le persone meno abbienti non sono necessariamente le persone che non avranno minore futuro, minore intelligenza, minore capacità di innovazione. Se l'università è concepita talmente male per cui non si riesce a dare la borsa di studio ai meno abbienti che aumentano nel loro abbandono dell'università e quindi non si premia il merito indipendentemente dal censo, e ve lo dice uno di destra come me, vuol dire che stiamo fallendo. Questo sarebbe importante, e cioè che la parità di opportunità sia all'inizio della propria carriera, non alla fine della propria carriera in cui si distribuisce il denaro in maniera punitiva. Ma se un giovane non abbiente non riesce a finire l'università perché non gli arriva la borsa di studio, è una roba da paese incivile, cosa che oggi certifica il Messaggero con questa ricerca molto ben fatta da parte della Banca d'Italia. Quindi capite che cosa succede? Stai sul divano e becchi il reddito di cittadinanza, hai lavorato a singhiozzo nella vita e becchi una pensione di 7,80 a differenza di chi ha lavorato tutta la vita. Invece, se sei giovane, c'hai 20 anni, vorresti fare bene alla tua università per farti un futuro e c'hai una testa grande così, ma non riesci a farlo perché non c'hai, non ti erogano la borsa di studio. Ecco, io forse un po' più di borse di studio, un po' meno pensione di cittadinanza in un paese ideale in cui i deboli si aiutano.
con lo studio, con la formazione, non con l'assistenza. Ultima questione favolosa è la polemica tra Calenda e la Confindustria. La Confindustria che cosa dice? Boccia in questo governo, crediamo fortemente nella Lega. Beh, certo, tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiaro che tra i due la Confindustria non può che puntare sulla Lega, anche se ha avuto, mi sembra, degli scontri mostruosi, la Confindustria Veneta e la Confindustria Lombarda, proprio contro gli esponenti del governo leghisti in occasione del decreto di dignità. Questo dice Boccia, credibilità della Confindustria pari a zero da quando a comandare in Confindustria sono le partecipazioni statali, cioè le aziende controllate dal Tesoro, e non solo, da quando la Confindustria marcegagliesca in realtà ha i suoi vertici che non hanno aziende, che quello che sperano è semplicemente trovare un lavoro alla fine della loro carriera in Confindustria. Beh, insomma, e soprattutto dopo una Confindustria che nel suo centro studi ci aveva spiegato che se non passava il referendum di Renzi ci sarebbero state le cavallette in Italia con un PIL che cresceva, che perdevamo del 4% all'anno. Bene, detto tutto questo, Calenda che cosa dice? Uomo di Confindustria prestato al PD oggi, è vergognoso quello che dice Boccia. E quando invece la Confindustria era renziana e quando la Confindustria faceva la propaganda per il referendum, non era vergognosa Calenda solo perché era dalla tua parte? Il problema, caro Calenda, è che quando la Confindustria la tiri per la giacchetta e la fai diventare politica, come avete fatto voi nella Confindustria renziana, poi ovviamente la Confindustria ci prende gusto. Prima renziana, poi leghista, domani grillozza, insomma la Confindustria che a tutti pensa, tranne che alle aziende ad essa associate. Divertente oggi Feltri, come sempre, su Libero, in cui ci dice per quale motivo Salvini avrebbe accettato questa manovra della minchia, cioè perché sarebbe caduto il governo e se fosse caduto il governo sarebbe stato molto peggio. Tesi ovviamente che molti alimentano in questi anni, ma secondo me oggi c'è un po' di sovrappiù di apprezzamento da parte della Lega di questa manovra, che è una manovra allucinante e che comunque smentisce tutta la sua campagna elettorale. La domanda che mi faccio io è questa: basta agli elettori leghisti la grande polemica sui gli immigrati e sui clandestini per far passare in secondo piano pensione di cittadinanza, reddito di cittadinanza, fermo dei grandi investimenti, blocco della TAV, della TAP, atteggiamento, diciamo, come direbbe qualcuno, anzi come dice Sallusti oggi sul Giornale, che sfida la Lega proprio su questo campo, un atteggiamento da comunisti? Punto di domanda. Domani a Quarta Repubblica ne parleremo della manovra, dei suoi effetti, con i protagonisti dell'economia e della politica. Quindi se vi piace questa zuppa condividetela sul mio sito, tante altre informazioni. Buona domenica a tutti. Ciao!